Ciao a tutti, con voi c'è Arthur Mamedov e in questa breve video lezione vediamo come modificare il tema del famoso e molto utile, diciamo, aiutante PHP MyAdmin. E come avete letto su webfab.it, il problema è che questo tools è molto molto, questo strumento è molto forte. Ha molte funzionalità ed è il migliore per lavorare con database MySQL, però ha il tema original che non è un granché, e il dark blue orange che è la stessa cosa solo con colori diversi. Sempre su webfab.it c'è da scaricare un archivio phpMyAdminTemi.obif. E scaricato questo archivio si estrae con WinRAR o 7-Zip o qualsiasi altro programma che voi usate per gli archivi. E ecco che l'ho estratto. Dentro ci sono due temi, uno che è quello nuovo che va nelle nuove versioni di PHP MyAdmin, per chi non sapeva questo. E un altro è ClearView, un tema che ho trovato sul sito ufficiale di PHP MyAdmin. Sì, sul sito ufficiale di PHP MyAdmin si possono trovare temi. Adesso vi faccio vedere dove. Su phpmyadmin.net homepage themes.php scegliete la versione. Nel nostro caso qui dalla 3 in poi. Io per esempio ho la versione di PHP MyAdmin, forse si vede qui, sì, 3.3.9, come vedete qui la 3.3 è qua, e quindi io potrei spingere su 3.3 e scegliermi un tema, ma sinceramente credo che vadino bene tutte. Ecco il tema PHP MyAdmin Home. E il tema ClearView si trova sempre qui da qualche parte. Quindi, noi abbiamo un tema in una cartella così. Dentro ci sono tutti i file, eccetera. Noi copiamo questo tema. Io nel mio caso lo taglio. Vado nella mia cartella di phpMyAdmin. Io sul computer ho XAMPP, quindi vado in XAMPP phpMyAdmin. Dopodiché trovo la cartella Themes e come vedete abbiamo i nostri riconosciuti dark blue, orange e original. Qui dentro ci incollo i miei temi, io uso i tasti CTRL C e CTRL V, se no si dovrebbe aprire il menu e fare incolla, copia, eccetera. Ecco, incollo qua i temi ClearView 3 e phpMyAdmin Home ME qualcosa. Ora vado in localhost phpMyAdmin, aggiorno la pagina, vado sulla home, anzi, chiudo la documentazione, vado sulla home, guardo nei temi ed ecco che posso scegliere altri temi. Così va di default nelle sue ultime versioni e questo è invece il tema che mi piace. È molto pulito, potete vederlo anche voi. Aprite per esempio Fab Website, il database del videocorso sul PHP, potete trovarlo sui miei siti ed ecco come si presenta.
il tema ClearView. Ok, ora visto che ci siamo, andiamo a prolungare la sessione. Come sapete, dura 1440 secondi e se facciamo diviso 60 vengono fuori 24 minuti. È scritto anche qui. Ok, per prolungare la sessione andiamo in config inc. .php. Ok, nella cartella phpMyAdmin, quindi apriamo il file config inc.php, è questo qui. Come vedete, questo è un tipo file safe che è aperto qui. Possiamo anche chiuderlo. E qua dentro dobbiamo aggiungere questo per 24 ore. Io scelgo per esempio più di 24 ore, ma sì, più no, andiamo con 24 ore, CTRL C e aggiungiamolo per esempio qua all'inizio. Commentiamo che è il tempo della sessione, salviamo il file, chiudiamo, andiamo in phpMyAdmin, torniamo solo a home e avremo in certi casi, forse con lo stile original, abbiamo un errorino, ma del quale non ci dobbiamo preoccupare. Copiamo questo session.gc max lifetime, torniamo pure alla vista normale e andiamo a cambiare in php ini il tempo di sessione di phpMyAdmin. Apriamo phpini con notepad++, CTRL F, cerchiamo questo session gc max lifetime, eccolo, troviamo, è sempre di 1440 e noi lo andiamo a sostituire, per esempio se abbiamo bisogno di 9 ore 32400, ma noi abbiamo bisogno di 24 ore. Quindi dobbiamo fare, se nel caso di 9 ore abbiamo fatto 3600 per 9, 32400, facciamo 60 per 60 per 24, 86400. Salviamo anche phpini, dobbiamo riavviare il server, stop, start, e appena è partito ritorniamo al tema originale. E non noteremo nessun errore e la nostra sessione finalmente sarà di un giorno e non di 24 minuti. Con questo è tutto. Aspettiamo. Ah, ecco, c'era anche nel tema ClearView l'errore. Aspettiamo che per qui carichi la pagina, vediamo sparire questo errore e abbiamo cambiato tema e tempo di sessione. Se è tutto a posto ed è tutto a posto, noi ci vediamo nelle prossime video lezioni.
lasciate un commento, condividete. Buona giornata e buona fortuna con il webmastering e nella vita in generale.